Amici di Phonefixer, bentornati sul nostro canale YouTube. Oggi recensiamo un accessorio. Vi dico subito, vi anticipo subito che non sono un gamer, tra virgolette, professionista. Mi è stato proposto, quindi ringrazio in anticipo Gamesir per avermi proposto questo joypad. Vi lascio il link in descrizione all'acquisto da su Amazon Italia. Non costa molto, Gamesir, brand noto a tutti i gamer per produrre dei joypad veramente, ragazzi, di qualità. Oggi recensisco il Gamesir G3S. S sta per Series, ce ne sono anche altri modelli, però questo è il G3S, un medio gamma dei joypad che va decisamente bene. Mettiamolo un attimo da parte. Questa è la confezione puro cartone, fatta decisamente classica. Qui c'è il codice QR per Gamesir HK, ossia Hong Kong. In confezione, ragazzi, troviamo la chiavettina. Voi dite Bluetooth, ma la chiavettina Wi-Fi 2.4, quindi sui nostri Windows senza problemi. L'ho provato, vedrete i gameplay, chiavetta marchiata Gamesir. Poi troviamo il cavettino qui per la ricarica. Ragazzi, ricaricatelo da PC, vi garantisce comunque una carica intorno alle 20 ore di game, quindi un'ottima batteria. Poi abbiamo il cavettino micro USB, micro USB. È possibile anche collegarlo a smartphone e a tablet Android senza utilizzare il Bluetooth, quindi avete il joypad scarico, ragazzi, ci mettete il cavetto, lui un pochino si ricarica e così potrete giocare lo stesso. Oltre a un manuale di istruzioni multilingua, non c'è la lingua italiana, però è molto semplice, ragazzi, datevi un'occhiata perché ci sono le istruzioni per collegarlo, la combinazione di bottoni per collegarlo, ragazzi, ed è molto utile. Comunque è decisamente facile. Diamo un'occhiata al joystick, al joypad, come è composto. Abbiamo innanzitutto i due stick qui che sono retroilluminati sul bordo, anzi procediamo ad accenderlo, ragazzi. Sono retroilluminati sul bordo, abbiamo i quattro bottoni classici, A, X, Y, B, anch'essi retroilluminati, quattro bottoni, Select, Start, Turbo e Clear. Insomma, non vi dico nessuna cosa nuova. Poi abbiamo l'analogico qui, i quattro bottoncini a croce, si premono decisamente molto bene, ragazzi, si tiene bene in mano. Poi abbiamo gli R1, R2, L1, L2, abbiamo la porta USB per la ricarica e in caso vi si blocchi, avete dei problemi o volete scollegarlo da tutti i dispositivi, abbiamo il tasto Reset. Poi qui c'è come connetterlo, vi dà la combinazione AX e Home più eventualmente, ma è scritto tutto sulle istruzioni, quindi ragazzi non vi preoccupate, si tiene decisamente bene in mano, vedete, con le dita io ho le mani abbastanza grandi, quindi avanza tantissimo spazio, ma chi ha le mani più piccoline può usarlo senza alcun problema. Bello il logo centrale di Gamesir all'interno del tasto Home, che è premuto a lungo, ragazzi, qualche secondo si andrà a spegnere. Comunque c'è l'autospegnimento, si metterà in stand by automaticamente se non lo usate per qualche minuto. Accoppiarlo con un dispositivo è facilissimo. Nel caso di Windows, ragazzi, mettete la chiavetta nella porta USB, accendete il joypad premendo la G e la X contemporaneamente, qualche secondo lui si accende, lampeggerà la X che è il PC e il nostro computer desktop o portatile riconoscerà il joypad e sarà semplicissimo usarlo. Farà anche da funzioni mouse. Per Android è la stessa cosa, ragazzi, lo accoppiate i due Bluetooth, semplicissimo, poi accendete il Bluetooth. Qui premiamo la A, sta per Android, e la G per qualche secondo, vedete, lui lampeggerà il simbolino Android, perché ci sono i simbolini Android, c'è il simbolino Apple perché funziona anche sugli Apple, c'è il simbolino mouse, ragazzi, perché lui
praticamente va anche sui mouse, fa anche funzione mouse, e la X sta per, ragazzi, Windows, quindi per i, diciamo, i nostri computer desktop. Facciamo un salto nel menu qui Bluetooth, così vediamo, guardate, Gamesir G3S, lui lo rileva. Facciamo una connessione manuale per farvi vedere quando inizierà a lampeggiare anche il simbolino qui di Bluetooth. Lui è connesso come dispositivo di inserimento, quindi ora vi guardate, se io premo, fatemi vedere, vedete, posso usare senza problemi come se fosse un mouse. Quindi è decisamente, guardate ragazzi, funziona tenendo premuto a lungo il tasto qui che diventa home, anche il now home. Usando il QR che trovate nella confezione si scarica questa applicazione, date ovviamente l'accesso per le applicazioni non verificate, quelle classiche applicazioni che non si scaricano dal Play Store, e ci sarà un mondo, ragazzi, di giochi per tutti i tipi di emulatori, tutte gratuite. Si può anche cercare un gioco, o se no, guardate, vedete, vi piace fare, facciamo una piccola prova, volete Minecraft 0.95 o volete Ninja Baseball, volete Disney Aladdin, fate get, così fate download, lui lo scaricherà in un attimo perché sono tutti giochi per tutte le emulazioni. Fate start, mettete in posizione il vostro joypad, qui è tutto cinese, io premo sempre sul verde, ragazzi, non so che significa, e il gioco partirà. Lui è un emulatore multipiattaforma, abbiamo i giochi, guardate. Facciamo una prova in diretta, saltiamo un pochettino tutte queste intro. Giochi antichissimi, ragazzi, ma mi piacciono tanto. Chi è che si ricorda questo gioco? È semplicissimo scaricare l'applicazione, ovviamente è semplicissimo usare questo joypad, è bellissimo, ragazzi. Ora vi lascio a qualche gameplay, così date un'occhiata come funziona per PC su smartphone, grazie all'accessorio in dotazione che vi devo ancora mostrare, lo vedrete, e come va anche con qualche giochino emulatore su tablet. Questo è uno smartphone, ragazzi, questo è l'accessorio qui, guardate, tutto è in plastica, ovviamente non potrebbe essere altrimenti, si connette così, si mette questo intorno al nostro joypad, qui c'è una cerniera che si deve chiudere così, calza bene, poi questo si apre, inseriamo il joypad, attenzione, telefono, attenzione a non farlo premere sui bottoni, mettete così, lui è ben saldo e potrete divertirvi con i vostri joystick. Thank you.
Amici Phone Fixer, passiamo alle conclusioni. Questo era il GameSir G3 Series G3S, link in descrizione al video da Amazon Italia, Garanzia Italia. Un grazie speciale a GameSir che mi ha fornito questo sample. Ormai è mio, quindi ci giocherò. Un saluto a tutti i gamer che forse sono interessati all'acquisto. Funziona bene. È un joypad di fascia media, vi ricordo compatibilità Windows, Apple, Android, funziona anche sulle smart TV, sugli Android box per i vostri televisori, quindi non avrete bisogno di comprarvi un emulatore, di comprarvi una Nintendo Mini S, queste console con i giochi vintage, c'è un emulatore. In descrizione al video, funziona bene, tutti i giochi che volete. Un salutone da Pescara, amici di Phone Fixer, e ciao!